Eccoci insieme col Biancherosso TV Sport e con Gigi Frisini, come sempre con noi dopo la partita del Bar. Quante sconfitte stiamo commentando? 6 sconfitte in casa o sbaglio? Ma Enzo, le statistiche le lascio agli altri, perché alla fine ieri poi si è uscito dallo stadio, io credimi sembrava uno zombie, scioccato, insomma, cioè, a parte tutto sfidare il freddo, poi giocare, se a un certo punto mi ricorda quei campi argentini quando venivano intornate le persone, insomma, i dispedite separados, incredibile. Vabbè. Mi ha chiesto di intervenire e ovviamente ospito molto volentieri il suo intervento Antonello Raimondo, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Ciao Antonello, buon pomeriggio. Ciao Enzo, ciao Gigi. Ciao. Ciao Enzo, sarò velocissimo. Io ho sentito che hai già un attimino tu detto qualcosa sull'intervento di Antonio Di Gennaro. Premetto che ho sempre avuto per lui grandissima stima, lo reputo oltre che un grande competente di calcio, una persona per bene, un opinionista puro, non legato a nessun carro. Però su questo discorso io e lui abbiamo già avuto qualche diciamo confronto, non posso seguirlo. Io accetto qualsiasi tipo di critica, se fosse rivolta a me, ecco, perché poi farò un invito ad Antonio, magari anche che non capisco di calcio, magari anche che sono maleducato, magari che quel che si vuole. Io sull'onestà non transigo. Quindi siccome Antonio Di Gennaro è una persona per bene, e non lo dico con ironia, quando lui non si rende conto che dà la patente dicendo che una persona è servile o che mette in bocca ad un vecchio capitano, mette in bocca delle cose che il Bari è stato costruito bene, l'italiano è chiaro, mettere in bocca vuol dire indurre a dire. Io al limite, io chi per me, dico no, non so chi è, intervista qualcuno che dice liberamente quello che pensa. Quindi andando al succo, quando si dà la patente del disonesto a qualcuno, che è qualcosa di molto grave, inferiore solamente ai figli, io penso che un uomo abbia il dovere di fare nomi e cognomi, di rispondere di quello che dica, anche perché dico all'amico Di Gennaro che se fossi io quello servile, stia tranquillo che qualcosa da dire ce l'ho anch'io sul Bari, su di lui, su come vanno le cose. Quindi lui deve dare la possibilità alla persona alla quale si riferisce di rispondere. Io questo volevo dire, e ripeto, Antonio Di Gennaro per me è un uomo per bene, è un competente di calcio, però su questa vicenda dei giornalisti sta scivolando. Lui sa molto bene, se fossi io il candidato, cosa che io temo di essere fra questi, lui sa molto bene chi sono io e qual è la mia storia, come la sa Gigi e come la sai anche tu. Mi si può criticare, mi si può dire tu stai usando una mano morbida, ma dire che una persona è servile vuol dire chiamare in causa l'onestà. E io l'onestà non me la faccio mettere in causa da nessuno, e faccio una specificazione che farà discutere, men che mai da chi ha giocato a calcio. Io lezioni di onestà da chi ha giocato a calcio non le prendo, a maggior ragione da persone estranee. Va bene, è stato chiaro. Grazie. Un poco e vi saluto. Grazie per il tuo intervento, come dire, hai risposto sentendoti in qualche modo tirato in causa, ma qui magari un giorno faremo una bella trasmissione tutti quanti insieme per confrontarci, no, ma perché queste altrimenti cose, andiamo queste avanti cose, un po' a spot a no, destra ma queste e a sinistra, cose secondo me si risolvono anche, a parte tu scusate l'amenità, si risolvono di fronte a un buon bicchiere di vino. Io per fortuna non bevo, allora a sto punto cerchiamo di mettere insieme Antonello, Fabrizio e gli altri in modo da poter tirare fuori una specie perché di... Perché diventa una no, faida una specie, fra di noi una specie, fine, eh? Una specie di quasi armistizio, chiamiamolo armistizio perché non c'è una battaglia, affinché questa comunità di intenti riesca nell'unico scopo che è il nostro, qual è? Quello che si salvi il Bari. Perché io a pensare di poter andare a Lumezzane, a parte che Tritium Lumezzane, sopra la carta geografica non ci sto, a domani esci. Torrente, sentiamo cosa ha detto la partita di ieri. Purtroppo quando sbagli con queste squadre esperte di qualità vieni punito, non puoi, soprattutto nel primo gol non puoi commettere quegli errori, anche se De Falco era entrato a freddo, però abbiamo regalato noi il gol al Verona, il Verona ha fatto la partita d'attesa, ripartire,
e poi abbiamo subito il secondo gol quando c'era un rigore per noi netto e dopo abbiamo subito questo secondo gol, lì poi abbiamo perso la testa, questo purtroppo no, abbiamo sbagliato, però ho ritrovato la squadra, ha giocato a calcio, ha giocato a grande intensità, ripeto, per me alla pari del Verona, lo dico tranquillamente, ma per gli episodi, i due rigori e l'espulsione, un arbitro così esperto, anche lì bisogna che validi anche il momento, il contesto, la situazione, non è successo niente di grave tra Gomez e Rossi, quindi si poteva anche sorvolare e alla fine ci abbiamo rimesso noi, con l'espulsione abbiamo giocato in 10 non so quanti minuti, più ci sono stati due episodi che potevano cambiare sia il primo e soprattutto il secondo, cambiare il risultato. Però sono fiducioso, ero preoccupato della figuraccia di Vercelli, oggi invece sono contento della prestazione. Abbiamo perso con una squadra esperta, furba calcisticamente a sfruttare i nostri errori e un arbitro in giornata no. Queste sono le considerazioni di Torrente, ce l'ha un po' con l'arbitro, sei d'accordo? Oppure Maezzo, un po' eccessiva? No, perché un giocatore esperto come Rossi, che ha 26 anni, che il momento in cui la squadra, il calciatore in campo si rende conto quando sta dando qualcosa in più, effettivamente abbiamo dato qualcosa in più di quella miserrima partita di Vercelli. Tu dovresti essere uno dei più anziani, aiutare la squadra. Sei arrivato a gennaio, a questo punto eviti, anche perché fare discussione vuol dire perdere tempo, tu devi recuperare, lascia stare la polemica o meno, cerca di... E poi, secondo me, in questo momento, a questa squadra, manca una cattiveria necessaria. La cattiveria che ti porta a fare dei take. Senza... Io ieri ho visto, senza annullatore, e posso l'alibi che concedo a De Falco, sai qual è? Che anche lui, praticamente, con il fatto che è stato oggetto di una squalifica di 6 mesi, psicologicamente anche lui ne risente, come ne risente Bellomo e ne risente anche lo stesso Ciccio Caputo, che ha la spada di Dagu, la famosa partita. Sono fatti diversi tra Bellomo e Caputo, però. Il problema qual è? Ha fatto un tackle che sembrava, credimi, Nureyev nel canto del cigno. Lì doveva andare con una cattiveria, a prescindere poi che nella velocità si è visto che la cosa migliore l'ha fatto Sgrigna, che ha dato un passaggio di tacco, che ha messo Martigno di fronte a... Però non si può cincischiare a 20 metri dalla tua porta in quella maniera. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta su Telebari, Radio Bari, oppure attraverso la web radio radiobari.net. Dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, andiamoci pure, poi torniamo con l'ultimo quarto d'ora di Biancherosso TV Sport.